Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dai comuni di Tirano Sondalo e dalla società del teleriscaldamento dopo l'ordinanza sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale. Soddisfazione tra i rappresentanti del Comitato a tutela degli utenti. La Conferenza dei Sindaci intanto pensa ad un tavolo di discussione per modificare la convenzione che dal 1999 ha dato loro il compito di gestire le variazioni delle tariffe. Soddisfazione tra i rappresentanti del Comitato a tutela degli utenti del teleriscaldamento per la decisione del Consiglio di Stato riguardo al ricorso inoltrato dai comuni di Tirano e Sondalo insieme alla società dopo la doppia ordinanza sospensiva del TAR di Milano. Il Consiglio di Stato si era riunito per deliberare martedì 9 marzo, dopo che le amministrazioni comunali inserite nella conferenza dei sindaci responsabile della gestione della logica dei prezzi avevano deciso insieme alla stessa società del teleriscaldamento di presentare il ricorso di fronte alla seconda ordinanza di sospensione del Tribunale Amministrativo Lombardo, quella emessa dopo la presentazione del documento contenente tutte le motivazioni a sostegno della decisione d'aumento delle tariffe del 12,53%. Arrivata risposta al ricorso inoltrato dal Consiglio di Stato riguardo proprio all'aumento delle tariffe del teleriscaldamento, che cosa avete saputo? Dunque, abbiamo saputo, anche leggendo l'ordinanza del Consiglio di Stato, che i prezzi devono tornare alla partenza, cioè al 30 settembre del 2008. Noi ci auguriamo che sia i comuni che la società di teleriscaldamento rispettino questo patto, anche se purtroppo nei primi due mesi, gennaio e febbraio, non hanno rispettato l'ordinanza del TAR. A questo punto, ecco, inviterei anche gli utenti di rimandare la fattura al mittente dicendo che la fattura è sbagliata, affinché la società ne mandi una nuova corretta che poi verrà pagato immediatamente. Che cosa potrebbe succedere? Ma potrebbe anche succedere che la società potrebbe rivalersi sulla conferenza dei sindaci, in quanto non è stata in grado di motivare le due delibere che sono state attaccate dal comitato e il TAR a cui il TAR ha dato ragione. Pertanto vediamo cosa farà la società. Ci auguriamo anche che teleriscaldamento, i sindaci riprendano un atteggiamento diverso nei confronti degli utenti, che devono essere seriti in qualche ingranaggio, in qualche meccanismo di controllo dei prezzi e della situazione. La stessa conferenza dei sindaci, che già aveva aperto alla collaborazione con il comitato utenti, rinnova la sua disponibilità. Il sindaco di Sondalo Luigi Grassi inoltre precisa: abbiamo l'onere di gestire prezzi secondo la convenzione siglata con la società del teleriscaldamento nel 1999 e nel farlo abbiamo sempre agito correttamente, cercando di trovare un punto d'equilibrio tra la necessità di tenere i prezzi bassi e considerare l'economicità dell'azienda. Siamo vincolati ad esprimerci su una convenzione che ha dei grossi limiti e sono proprio questi limiti operativi che hanno dato origine alle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. Non potevamo fare diversamente, lo abbiamo fatto con responsabilità e coscienza. Nessuna battaglia per imporre tariffe, ma per difendere il nostro operato a tutela dei cittadini, ha continuato Grassi. Approfondiremo la sentenza del Consiglio di Stato con i nostri legali, ma ciò su cui vogliamo agire nell'immediato è proprio la convenzione, che a nostro parere deve essere rivista. Dovremo quindi presto sederci intorno ad un tavolo per modificarla e definire chiaramente competenze, ruoli e limiti. Nel fare questo accogliamo la richiesta di partecipazione dei rappresentanti del Comitato degli Utenti.